Mi sono laureato, finalmente. Settimana scorsa finalmente c'è stata la cerimonia di laurea che ha quindi concluso ufficialmente il mio percorso di laurea triennale. In realtà ufficialmente mi sono laureato a ottobre, ma la cerimonia di laurea era stata posticipata per questione Covid, sperando poi di farla in presenza. È stata posticipata fino ad arrivare praticamente fine febbraio con una laurea a distanza. Ovviamente, cosa potevamo aspettarci? Infatti sì, è stata settimana scorsa, si può anche vedere dalla corona di alloro che è un po' rinsecchita, ma voglio fare una cosa. Vi regalo questa, prendete. Non so in realtà se sia usanza vera o no, però dicono che regalare una foglia della corona di alloro del laureato a chi si sta laureando porta bene. Conservatela, mi raccomando, fino a quando non sarete laureati. Mi metto un attimo più comodo. Eccoci. Come avrete capito dal titolo e come avrete capito dall'intro, oggi finalmente potrò trarre le conclusioni di quello che è stata la mia laurea triennale in economia aziendale e management all'Università Bocconi. Vi racconterò un po' come è stata la mia esperienza, quali sono state le mie impressioni, cosa faccio ora e capiremo insieme se questi 3 anni ne sono valsi la pena. Dunque, il mio percorso universitario parte in quarta liceo, in cui ho fatto il test d'ingresso per l'Università Bocconi e con mio grandissimo stupore l'ho passato alla mia prima scelta, quindi economia aziendale e management, che viene chiamato in Bocconi CLEAM. 2 anni dopo la maturità, ho messo piede per la prima volta on campus in Bocconi come studente universitario e ho iniziato questo percorso che non era nella mia testa ben chiaro. Io scelsi di studiare economia un po' per esclusione, perché non sapevo esattamente cosa sarei voluto andare a fare. Sicuramente non volevo fare il medico, non volevo fare l'avvocato, non volevo fare l'ingegnere e quindi sono ricaduto su economia. Questa è anche la scelta di molte altre persone, perché confrontandomi con altre persone si va molto spesso per esclusione e molto spesso si finisce su economia, che viene considerata un po' la laurea un po' più generale di tutte, che ti lascia tanto spazio di scelta poi al termine dell'università. In particolare nell'economia, come ho detto in un video passato di cui vi lascio il link qui sopra se volete andare a vederlo, economia è formata da tanti rami. Io ho scelto quello del management ed è la scelta più popolare sicuramente. Questo perché è il corso di laurea triennale che lascia più porte aperte. Facendo management potete finire a lavorare in qualsiasi settore e poi comunque potete anche andare a specializzarvi con una specialistica in finanza o qualsiasi altro ramo dell'economia. Diciamo che è quello che vi dà più un'infarinatura generale insieme a economia e commercio. Questo non significa che poi economia e finanza non vi permette di studiare management in una laurea specialistica, però diciamo che è più facile da management a finanza piuttosto che da finanza a management. E devo dire al termine di questi 3 anni che effettivamente è vero. In questo momento mi sento di avere un'infarinatura generale dell'economia, con un focus un po' più specifico sul management e sull'azienda, ovviamente, però mi sento di aver bisogno ancora di 2 anni di università per riuscire a mettere molto più a fuoco quello che sarà poi la mia professione. Ed è per questo che poi al termine dei 3 anni, una volta che mi sono laureato, ho deciso di proseguire i miei studi con una specialistica in marketing management, sempre all'Università Bocconi. Ma una delle vostre domande probabilmente è: se io avessi voluto, sarei potuto andare a lavorare invece che continuare la specialistica? Sì, ho degli amici che hanno terminato la laurea triennale e sono andati direttamente a lavorare. Le opportunità ci sono, chiaramente le opportunità aumentano se avete anche una laurea specialistica. Alcune aziende richiedono specificatamente la laurea specialistica, ma diciamo che è possibile trovare lavoro anche solamente con la laurea triennale. A livello di conoscenze, però, sei pronto per lavorare? Insomma, nel senso che una laurea triennale, come ho detto, è un'infarinatura generale. Sì, vi dà le basi, ma poi è il mondo del lavoro quello che veramente ti forma e ti fa capire esattamente cosa devi fare ogni singolo giorno. Questo non significa che un'università è totalmente inutile, perché serve a darvi le basi. Però secondo me non preoccupatevi se arrivate al termine della vostra laurea con ancora le idee un po' confuse, può essere normale. Poi ci si mette a fuoco bene quando si entra nel mondo del lavoro. Così è stato per me quando al mio terzo anno di triennale, quindi l'anno scorso, ho fatto lo stage. Le cose che facevo attingevano sì dalla mia esperienza universitaria, ma la maggior parte delle cose era fare tanta pratica e capire come fare le cose sul momento, quindi sul lavoro. Gli sbocchi lavorativi di management, come ho detto, sono tantissimi. L'idea è quella di portarvi poi a fare i manager in un'azienda, però le porte sono aperte, perché si può fare i manager in un'azienda IT, quindi information technology, oppure si può finire a fare management pubblico, oppure si può finire in sostenibilità. Insomma,
tantissime cose, così come anche tantissimi ruoli. Per quanto invece riguarda l'università in sé, quindi l'università Bocconi, è inutile dire che mi sono trovato molto molto bene, lo dico sempre per chi mi segue sui social, chi mi segue su Instagram, anzi se non mi seguite su Instagram andate nel link in descrizione e seguitemi, che nei prossimi giorni risponderò a ulteriori domande che avete riguardo la mia laurea triennale. E dicevo, l'università Bocconi mi ha dato tantissime opportunità, anche extracurricolari. È sicuramente un'ottima università dal punto di vista curricolare. La verità è che oggi una laurea triennale, ovunque voi la facciate, è una buona laurea a livello di cose apprese, tant'è che riuscite ad apprendere anche quello che vi insegna una laurea triennale, obiettivamente anche stando a casa vostra, se avete la forza di volontà e le capacità organizzative per farlo. Chiaramente poi non avete il titolo, ma quello che offre veramente tanto una università come la Bocconi o come qualsiasi altra università molto buona all'estero in Italia è l'ambiente. L'ambiente che è fatto da tantissime opportunità, eventi, networking, un sacco di studenti, professori e soprattutto associazioni. Durante la mia triennale mi sono affacciato davvero con tantissime opportunità lavorative e di crescita personale, facendo parte in particolare di un'associazione di rappresentanza. Sono stato candidato e ho vinto come rappresentante e attualmente ricopro il ruolo in senato accademico dell'università Bocconi e come rappresentante degli studenti in comitato di coordinamento regionale delle università lombarde. Questo sicuramente mi ha fatto crescere, mi ha fatto capire che cosa significa interfacciarsi con dei ruoli istituzionali, sedere in comitati in cui sono presenti vari attori in gioco e riuscire a rappresentare gli interessi di un pubblico molto ampio che è quello di tutti gli studenti universitari. E una delle cose di cui vado più fiero in università è il networking che sono riuscito a crearmi. Ho conosciuto veramente persone fantastiche che mi hanno veramente ampliato la visione delle cose, mi hanno insegnato tanto, ho imparato tanto da loro ed è sempre bello confrontarsi e poi rimangono sicuro dei grandi amici e anche delle persone che poi in futuro potrebbero essere miei colleghi o dei collaboratori per eventuali iniziative professionali. Già oggi ho l'opportunità, grazie a YouTube, anche di aprire qualche progetto che può essere economicamente rilevante e sto già cogliendo i frutti di quello che è stato il networking in questa mia triennale. Grazie alle conoscenze che ho stretto ho sicuramente la possibilità di tirar su dei progetti incredibili che spero andranno a buon fine. Quindi, tirando le somme, sono molto felice della mia laurea triennale. Ah, forse vi interessa anche sapere un'ultima cosa, che è la mia tesi. La mia tesi è intitolata Analisi e confronto della motivazione in sistemi di lavoro tradizionale e in smart working. Era un tema molto attuale perché dopo la pandemia tutti si sono spostati di fatto in smart working, o la maggior parte delle persone, e quindi volevo analizzare come un sistema di lavoro tradizionale rispetto allo smart working influenzasse sulla motivazione del lavoratore con l'applicazione di tutte le teorie sulla motivazione e gli ampissimi studi che ci sono in letteratura di questo aspetto. Se avete altre domande lasciatemele sotto nei commenti o seguitemi su Instagram, che nei prossimi giorni farò una Q&A session dove risponderò alle vostre domande. Spero di esservi stato utile e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!